Il fatto di Marcotti sulle fonti TV torna anche questa settimana con tutti gli scenari politici ed economici del caso e oggi guardate un po' di cosa parleremo, chiedo alla regia di mostrare i titoli di riferimento di manovra perché siamo con alle ultime battute della manovra economica, manovra rush finale e poi anche un titolo che insomma sottoporrò anche a voi che ci seguite se avete voglia di commentare, che è il seguente: manovra cosa tenere e cosa buttare, perché poi c'è sempre qualcosa che piace di più e piace meno. Fermo restando che fino all'ultimo il governo ha fatto sapere che ci saranno delle limature. Intanto possiamo dire la manovra da 32 miliardi, di cui 21 saranno in deficit per l'emergenza energetica, quindi parliamo di 2/3 destinati a questa emergenza che ci portiamo appresso da tanto e poi andremo ad analizzare punto per punto. Intanto saluto Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, che sarà con me come sempre. Ciao Giancarlo. Ciao Manuela, come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, chiaramente prima ti chiedo subito che settimana, cioè che giornate saranno, insomma, in Italia con la manovra economica, in generale con le banche centrali che sono ancora molto preoccupate dall'inflazione, abbiamo visto in Europa l'inflazione superare l'11%, insomma, poi tanti dati macroeconomici. Una battuta, insomma, ampia sulla panoramica generale e poi parliamo di manovra. Sì, tanti dati arriveranno questa settimana, quindi mentre la settimana scorsa, diciamo, è stata abbastanza tranquilla, questa dovrebbe essere piuttosto travagliata. Sto parlando dei mercati. Sì. Per cui sì, hai già detto tu la cosa più importante, queste banche centrali proprio non ne vogliono sapere di rallentare l'aumento dei tassi, almeno così No, annunciano. anzi, Lagarde, che nonostante abbia detto che continueranno così, è stata considerata nell'ultima uscita pubblica un po' morbida, quindi con altre voci della Banca Centrale più falchi, come dire, con la necessità di stringere ancora di più, no? Le maglie. Quindi, ecco, cosa ne sarà del rallentamento economico? Sarà sempre più lento. Sappiamo anche chi spinge da quella parte e chiaramente insomma, chi spinge da quella parte ha una forza maggiore rispetto agli altri paesi che invece sarebbero per aumenti più prudenti o addirittura per fermarsi con gli aumenti. Quindi purtroppo questa situazione ormai noi l'abbiamo già delineata da un po' di tempo. È una situazione nella quale dobbiamo scegliere tra due mali e quindi cerchiamo il male minore, ma insomma, o inflazione o recessione, nessuna delle due fa bene Eh no, eh no. Proprio se si dovesse scegliere, ma no, non si potrebbe scegliere. Chi buttiamo giù dalla torre, Giancarlo? Ma cioè, dato che sono sempre per mediare poi alla fine, perché così non sono un estremista, io sarei appunto per accettare entrambe, però in maniera più soft possibile, nel senso che non vorrei una forte, cioè vorrei che l'inflazione tornasse ad una cifra. E vorrei anche però contemporaneamente non abbattere l'economia in questo Certo, momento. certo. Quindi non lo so, io temo che invece appunto i tassi continuino ad aumentare in maniera considerevole. Allora, Giancarlo, buttiamoci subito sulla manovra, siamo al rush finale, nel senso che già negli scorsi giorni, nelle scorse ore sono emersi, insomma, i punti cardine di questa manovra economica. Oggi Consiglio dei Ministri e poi verrà limata per trovare quanto più possibile una soluzione che possa essere condivisa da tutti e soprattutto utile per il nostro paese. Allora, intanto, cifre 32 miliardi di euro, i 2/3, cioè 21 in deficit per l'emergenza energetica, partiamo da qui e poi andiamo ad analizzare i punti che tu ritieni, insomma, più importanti. Abbiamo parlato più volte del fatto che fosse necessario, insomma, una fetta importante di denaro in deficit. Sì, allora, questi numeri sono l'unica cosa, diciamo, certa oramai, insomma, acquisita, 32 miliardi, 21 per le bollette, diciamo così in Sì, maniera. certo. Emergenza energia, quello è.
La verità dei fatti, esatto. Quindi resta poco, restano 10-11 miliardi, ecco, questa è la prima considerazione da fare, cioè per tutto il resto resta un po' poco. Secondo me la voce principale dopo appunto le bollette, ma proprio perché se non si intervenisse in questo campo la cosa sarebbe veramente dura per gli italiani, è la voce pensioni. Perché se entro il 31 dicembre non facciamo qualche cosa, ritorna la legge Fornero Eh e sì. tornare alla legge Fornero per il centrodestra sarebbe politicamente un disastro, insomma. Quindi devono per forza intervenire sul lato pensioni. La Quindi voce. diciamo che appunto togliendo questi soldi che servono per l'emergenza energia, primo punto da risolvere è quello delle pensioni. Si è parlato di quota 41, ovviamente 41 anni di contributi e 62 d'età. Prima di, e questo mi è piaciuto questa specifica, prima di una riforma che sia strutturale, perché ogni volta se no ci troviamo qui a rivedere appunto il capitolo pensioni. Giancarlo. Allora, io dico questo, va bene eventualmente quota 103, ma io allargherei assolutamente la possibilità di andare in pensione alle persone che vogliono andare in pensione solo ed esclusivamente con il metodo contributivo. Queste persone non stanno rubando nulla, rinunciano a buona parte degli introiti perché chiaramente avere una pensione oggi calcolata solo con il metodo contributivo vuol dire rispetto agli stipendi che stanno percependo, agli introiti che stanno avendo, una bella decurtazione, voglio dire. Però Sì. per impedire a questa fascia di persone di voler andarsene in pensione? Io lascerei appunto la possibilità a chiunque voglia andare in pensione, ripeto, solo col metodo contributivo e poi chiaramente la pensione viene calcolata anche in base alla vita residua, quindi io ho 60 anni, se la vita residua è di 81 ho 21 anni di vita media residua, se io ho 50 anni, la vita media è 31, quindi la pensione ovviamente si riduce, l'emolumento si riduce enormemente. E se io ho 70 anni, adesso esagero, la mia vita media è 11 anni, quindi la pensione aumenta naturalmente. Quindi, secondo me, questo passaggio deve essere fatto. Noi calcoliamo con il metodo contributivo le pensioni dal 96. Quindi siamo già intorno ai 27 anni Sì. oramai prendiamolo per acquisito, tanto questo non è che cambierà in futuro, cioè arriverà un giorno nel quale le persone non avranno più nessuna parte a livello appunto contributivo, ma cioè a livello retributivo, ma solo a livello contributivo. Quindi apriamo già questa finestra, mandiamo in pensione le persone che vogliono andare in pensione e liberiamo un po' di posti di lavoro. Perché poi se uno vuole andare in pensione con una pensione, insomma, piuttosto bassa, vuol dire anche che non è che abbia tanto entusiasmo nel lavoro. Sì, che Quindi quindi lasciamo posto a chi invece vuole lavorare, vorrebbe lavorare e magari non riesce a farlo perché non c'è. Ecco, ovviamente, così almeno affrontiamo anche l'altra misura che dovrebbe portare a una maggiore possibilità da parte delle imprese di assumere, quindi di creare posti di lavoro, il taglio del cuneo fiscale. Si è parlato del 3%, perché appunto Giancarlo, tu hai detto assolutamente una cosa corretta, cioè se le persone vanno in pensione, beh, ci sono altre persone che entrano nel mercato del lavoro. È altrettanto chiaro che ci devono essere anche le condizioni affinché si possa creare movimento, diciamo così, nel mondo del lavoro. Cosa ne pensi? penso bene, questa misura va diciamo collocata anche con la cosiddetta flat tax, cioè se, come sembra ormai anche questo acquisito, se questa flat tax fosse portata a 85 mila euro di fatturato annuo, quindi
se aumentasse, diciamo, il reddito per cui usufruire di un'aliquota fiscale più bassa rispetto a quelle che ci sono. E quindi si avvantaggia in questo caso i lavoratori autonomi e contemporaneamente si deve andare incontro anche ai lavoratori dipendenti diminuendo il cuneo fiscale. Quindi lo trovo assolutamente anzi, io naturalmente lo aumenterei, poi è facile farlo da fuori, dobbiamo anche capire che chi è all'interno del governo ha dei numeri da rispettare. Vabbè, certo. Peraltro sulla flat tax hai detto giustamente da 65.000 si vuole arrivare a 85.000 per arrivare addirittura a 100.000, quindi si vuole estendere la platea, ma insomma è tutto ancora allo studio, perché poi appunto stiamo mettendo tutto in collegamento perché di fatto bisogna collegare tutto, altrimenti si rischia di avere poi dei vuoti, no? E che si faccia peggio. Intanto appositamente abbiamo cambiato il titolo perché magari mentre valutiamo i provvedimenti mi dirai cosa tenere e cosa buttare, cioè in modo, ovviamente l'abbiamo scritto molto secco, chiaramente probabilmente non c'è nulla da buttare in toto, però magari cose e questioni che ti piacciono meno, Giancarlo, su cui possiamo discutere. Non so se ti ho interrotto, appunto eravamo, ecco, passaggio successivo qual è? Sì. No, solo per concludere, dire che guardate che queste misure, che naturalmente nel momento nel quale vengono prese si dice che abbiano un costo, perché giustamente se abbassiamo le tasse è chiaro che lo Stato introita di meno, però se abbassiamo le tasse immediatamente lo Stato introita di meno, ma se la nostra economia ne ha un beneficio, non è detto allora che poi il bilancio finale sia in negativo, cioè potrà incassare di meno, ma su magari un maggior numero di persone, e quindi alla fine non è detto che tutto questo venga a costare allo Stato. Può anche essere un qualche cosa che va a beneficio dello Stato, ripeto, se noi aumentiamo il numero dei lavoratori, aumentiamo anche il numero delle persone che versano delle imposte. Quindi Certo. questa della flat tax e dell'abbassamento del cuneo fiscale, sì, ufficialmente è una spesa in più per lo Stato, ma nel tempo potrebbe invece rivelarsi una spesa in meno. Quindi non è solo No, una bisogna, esatto, è quello che dicevo anch'io poco fa, cioè bisogna vedere come si mettono poi a frutto i vari provvedimenti, no? Per quello che dicevo, probabilmente non c'è nulla da tenere così come si sta dicendo e da buttare così come si sta dicendo, bisognerà vedere che poi tutti i provvedimenti siano assolutamente in grado di concatenarsi, mettiamola così. Senti, altro tema dibattuto che forse è quello più dibattuto, il reddito di cittadinanza, che rischia anche di avere maggiore resistenza da parte dell'opposizione. Vabbè, parliamo del Movimento 5 Stelle, soprattutto con Conte che l'ha già detto. In realtà si sono dette tante cose sul reddito, soprattutto in campagna elettorale, ma al momento sembra al vaglio l'ipotesi di una rimodulazione, soprattutto per andare a rafforzare quella che è stata considerata la parte più debole, cioè quella relativa alle politiche attive, cioè quelle che possono veramente incentivare l'ingresso nel mondo del lavoro e quindi non verrebbe più data, poi lascio la parola a te, questo sussidio non verrebbe più dato alle persone occupabili. Fermo restando che bisogna chiarire che cosa si intenda occupabili, parliamo del reddito, cosa ne pensi? Allora, qua il discorso sarebbe lungo, cerco di sintetizzarlo, ma Sì. capisco che il discorso sarebbe lungo. Perché sarebbe lungo? Perché purtroppo oramai questo termine reddito di cittadinanza è entrato nel comune parlare degli italiani come un qualche cosa che ci salva da situazioni diciamo di difficoltà economica. Ora, è vero naturalmente, cioè è un aiuto a persone che sono in difficoltà, ma non è che prima dell'istituzione del reddito di cittadinanza da noi le persone in difficoltà morivano di fame, no? Quindi
Allora, tanto diciamo questo, che io insisto su questo discorso, lo faccio spesso, ma perché mi sembra che sia corretto farlo. Cioè, noi dobbiamo un po' rimodulare quello che è il welfare, soprattutto dare un aiuto a chi ha veramente bisogno di un aiuto. E per esempio, una delle cose che è stata detta, ma penso che fosse la cosa più normale che si possa fare. Ci sono delle persone, si dice, e che non siano neanche poche, che prendono reddito di cittadinanza, ma la maggior parte della loro vita, diciamo, la passa all'estero. E questo non è più semplice. Cioè, non si può pensare che una persona prende reddito di cittadinanza e vive all'estero, insomma. Quindi bisognerà, secondo me, fare proprio quella che si chiama una rimodulazione, andare a cittadinanza effettivamente le persone hanno nel soprattutto fare. Questo è la cosa principale, oltre comunque certo il fatto dover possiamo dire di essere sulle iniziative, insomma, di dover anche trovare posti di lavoro per queste persone che invece in questo momento sono in difficoltà, insomma, non riescono a trovare un. Certo, no, no, però appunto poi il nodo è proprio questo, no? Il fatto di sì aiutare, ci mancherebbe altro, perché poi insomma tante persone sono state aiutate, hanno ricevuto un sussidio importante, soprattutto vabbè, il reddito è stato istituito nel 2019, soprattutto nella fase della pandemia, quindi comunque nessuno sta, come dire, sminuendo l'importanza del reddito di cittadinanza. È chiaro che però manca la parte successiva, cioè quello dell'inserimento del mondo del lavoro, che è quello che dicevamo prima, cioè rafforzare un po' la parte delle politiche più attive, perché altrimenti, anche perché il sussidio, dai, per definizione è una cosa che deve essere limitata a un certo periodo di tempo, non deve essere. Come dire, a meno che non ci siano delle problematiche, allora però, come dicevi tu, esistono altri aiuti che ci sono sempre stati per le persone che devono ricevere ovviamente sostegno da parte dello Stato, quello ci mancherebbe altro. Però se è, diciamo, relativo a un periodo di disoccupazione che ci auguriamo, se una persona è sana e capace di lavorare deve essere limitato, deve essere limitato e quindi devono subentrare altre questioni. Peraltro sto proprio leggendo che il Consiglio dei Ministri delle 20 avrà questi due grossi nodi da sciogliere, pensioni e reddito, restano proprio i due temi centrali, no? Che poi sono ancora di più collegati, perché quello che dicevi tu, Giancarlo, se le persone vanno in pensione, i giovani possono entrare nel mondo del lavoro. Quindi se ti dovessi chiedere che cosa butteresti via in questo momento, prima di salutarti, per rispondere, anche se non è una domanda, al titolo che vediamo in sovrimpressione. Ma guarda, allora io mi ero segnato un po' di queste voci che potevano essere. Allora, si parlava anche di rientro capitale dall'estero, aumenti del tetto contante. Sì. Secondo me da queste misure non si otterrà praticamente nulla, quindi forse anche se non andiamo appunto a fare il rientro capitale dall'estero o aumentare il tetto del contante. Io sono contrario a un tetto del contante, lo metterei, non metterei nessun tetto perché non vedo perché una persona non possa, se lo ritiene opportuno, tenere tutto in contante. Però, insomma, mettere un tetto al contante sembra quasi dare per scontato che ci sia qualcuno che non paga tutte le tasse, ma allora non è da quello No, che beh, ci dobbiamo. vuole ben altro per controllare l'evasione fiscale, perché poi è per quello che si vuole mettere il tetto, no? Ecco. Esatto, quindi ecco, queste misure secondo me non porteranno benefici perché poi nel rientro capitale dall'estero oramai quello che poteva rientrare è rientrato, poi le cose. E quindi invece aumenterei perché Sì? è una cosa che faranno, ma secondo me in maniera ancora assolutamente inadeguata,
aiuti alla natalità, quello sì, Certo, perché vero. noi continuiamo a Vero. diminuire. Il rischio è questo, soprattutto in periodi di coperta sempre più corta, peraltro tra i dati, insomma, che riguardano la crisi generale, c'è proprio quello allarmante, che aumenta la percentuale di persone che non si cura e che disdice visite mediche, insomma, perché sappiamo molto bene come funziona, quindi assolutamente sì. Io almeno da quanto si dice sembra che ci siano aiuti per le famiglie con quattro figli. Benissimo, io farei degli aiuti già alle famiglie con due figli, nel senso che oramai siamo già, cioè una famiglia quando ha due figli non dico che sembrano tanti, ma insomma, No, no, quindi guarda, a è proposito di aumentando figli, mi l'importanza. dai un assist in conclusione per parlare di questa polemica che era sorta su il bonus per chi si sposa in chiesa, peraltro, che è stata proposta dalla Lega. Il governo ha smentito, ha detto non è, insomma, non si sta valutando a livello governativo, però visto che tu hai parlato di figli, perché poi diciamoci la verità. Il bonus per chi si sposa, ci si può anche non sposare. L'importante è che si facciano figli, ma non perché necessariamente bisogna, cioè è una scelta, ci mancherebbe quella dei figli. Ma guarda, leggevo proprio l'Istat, se le nascite non aumenteranno, e sappiamo molto bene che non solo non aumentano, ma diminuiscono nel nostro paese, il PIL si ridurrà di un terzo entro il 2070. Rinunciamo oggi ai bambini, domani ai giovani e dopodomani ai lavoratori, e quindi l'Italia diventerà sempre più povera. Questo è invece il punto. Non dare il bonus eventualmente a chi si sposa, voglio dire, e chiudo qui il discorso. Dare un bonus sempre più importante a chi fa figli per sostenere ovviamente le spese legate a un figlio. Ci sono già, ma forse dobbiamo fare di più, soprattutto a livello di welfare. Dammi un riscontro su questo e poi ti saluto. No, hai perfettamente ragione. Allora, non è non, la scelta di avere dei figli, naturalmente deve essere una libera scelta. Certo, ci mancherebbe. Noi sappiamo che purtroppo tante persone non hanno figli perché avere figli costa caro. Questa è la No, verità dei costa fatti. caro, si rischia di perdere il lavoro, soprattutto le donne devono fare scelte, quindi magari già ci sono delle spese importanti in più, dici, e dopo io come faccio a curare mio figlio se lavoro? Devo prendere tate, babysitter e via dicendo. Dicevo costa caro in senso lato, Certo, no, no, però io l'ho specificato perché non. è la famosa parolina welfare che dobbiamo davvero prendere seriamente. Quindi, se lo Stato dà una mano alle persone che vogliono avere dei figli, secondo me sarebbe auspicabile, ecco, concluderei così. Va bene, ne parleremo ancora, tanto nei prossimi giorni avremo anzi le idee più chiare rispetto agli interventi in manovra, perciò grazie a Giancarlo Marcotti che seguiamo su Finanza in Chiaro, la puntata la ritroverete anche sul nostro sito e sulla nostra pagina YouTube e alla prossima settimana. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. E naturalmente ricordiamo ai nostri amici che siamo presenti su tutti i social, per qualsiasi cosa siamo qui. Grazie per averci seguiti, rimanete sulle fonti TV con il nostro palinsesto. Buona giornata.